Adriano e sentiamo un attimo le nostre due corsiste dell'anno scorso, da una parte Sabrina Lecce e dall'altra parte Laura Semeraro, perché hanno fatto entrambe un'esperienza di lavoro nell'ambito dell'alberghiero in Inghilterra, a Londra addirittura. Ciao, benvenute Esatto, Sabrina ciao a tutti, e Laura. grazie a tutti. È Sabrina, com'è andata? andata benissimo, il mio obiettivo già dall'inizio del master era migliorare nell'inglese, quindi poter anche fare poi il tirocinio a Londra è stata un'esperienza davvero unica. E lì potevo gestire comunque la reception di questo hotel ed è stato veramente un mettermi alla prova perché comunque prima di iniziare master europeo io non avevo assolutamente competenze in quell'ambito, quindi mi sono potuta mettere alla prova in questo modo, migliorare, imparare assolutamente cose nuove, oltre a raggiungere il livello che desideravo in inglese. Ottimo, e tu Laura, che feedback ci dai? Professore, anch'io ho condiviso questa esperienza con Sabrina a Londra ed è stata davvero interessante e formativa. Mi sono appassionata a questo mondo del turismo che per me era del tutto nuovo e sconosciuto e davvero è stata una bellissima esperienza grazie a Master Europei che mi ha fatto scoprire questa passione. Ho lavorato a Londra per 3 mesi in qualità di support receptionist, dunque oltre alle solite mansioni di ufficio. Mi occupavo principalmente dell'accoglienza clienti, l'assistenza agli ospiti, è stata davvero un'esperienza formativa per me, soprattutto perché per l'inglese innanzitutto e anche perché ho conosciuto tantissime persone e dunque mi ha portato una crescita sia personale che professionale. E com'è stata l'esperienza a Colchester? In che gruppo stavate? Allora, Sabrina? eravamo nello stesso gruppo, Sì, eravamo eravamo insieme. B2 e C1, quindi eravamo in un gruppo più alto e si può migliorare davvero, davvero tanto facilmente seguendo queste lezioni per 3 settimane, ma soprattutto abitando in famiglia, che era un'esperienza che magari non tutti hanno fatto in precedenza. Io l'avevo già fatta, ma rifarla è stato davvero unico. Poter abitare con queste persone che sono a disposizione proprio degli studenti per poter aiutare e migliorare, soprattutto nell'inglese parlato. E tu Laura, come ti sei trovata? Confermo, l'esperienza a Colchester è stato il primo impatto con l'estero e con l'inglese anche. Io e Sabina eravamo nel corso avanzato e le lezioni sono state davvero interessanti e sono servite tantissimo, oltre all'esperienza in famiglia, dove abbiamo sicuramente migliorato l'inglese parlato. Io personalmente sono laureata in lingue, ma non parlavo inglese benissimo come lo parlo ora, lo ammetto, perché un conto è viverlo e viverlo tutti i giorni, quotidianamente. Eh sì, quindi in Inghilterra abbiamo unito sia la teoria, perché la teoria conta al 50%, e poi la pratica, perché si è stati costretti a interagire a un ambiente completamente in inglese, sia in famiglia sia anche quando andavate nei negozi.